Whisky Festival 2017, Marianna Siccheri Mazzoleni di Ghilardi Selezioni. Qui parliamo dei trend, in particolare asiatici, e nello specifico che cosa ci racconti, Marianna? Allora, oggi siamo in compagnia di Paul John, il nostro nuovo acquisto indiano. È un single malt fatto a Goa, quindi Goa è una città tropicale, quindi abbiamo la particolarità dell'invecchiamento, più simile quasi ai Caraibi che ha un clima scozzese, e questo influisce molto sul prodotto finale perché c'è un angel share molto alto, circa del 10%. La seconda caratteristica di questo prodotto è la tipologia di grano, un grano a 6 filari invece del nostro classico europeo a 2 filari, quindi avremo un grano più proteico, più ricco di acidi grassi, che si sentirà soprattutto nella parte oleosa del distillato finale. E qui iniziamo con la sua il prodotto d'entrata, il Brilliance a 46 gradi, che è da provare, perché ormai il whisky indiano è considerato un prodotto un po' in risalita, e è stata la presentazione anche di quest'anno di Paul John, che ha vinto come migliore whisky asiatico. Da quanto ce l'avete nella vostra gamma di Ghilardi Selezioni? L'abbiamo acquisito circa un mese fa, quindi è un nuovo prodotto che cerchiamo di promuovere con orgoglio. Qui abbiamo un prodotto di entrée, ma poi c'è anche tutta un'altra gamma, mi dicevi. Sì, abbiamo anche la versione Bold Edited, che sono caratterizzati dalla presenza di torba, che comprano in Scozia, ed è l'unico prodotto che comprano all'esterno dell'India. Quindi avremo una torba di Islay e una torba di Aberdeen, quindi una un pochino più medicinale e una più vegetale. E poi finiamo con il Classic Sell Cask, che ha un grado più elevato di 55 gradi EBV. Grazie Marianna. Grazie a voi.